Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, zucchero, pasta d'arancia o fiala di aroma d'arancia, uova, tuorlo, sale, vanillina, lievito, cacao amaro e per farcire mascarpone, zucchero a velo e il cioccolato tagliato a pezzettini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Le uova e il tuorlo. La farina. Il lievito. La pasta d'arancia, oppure se non doveste averla, la fiala d'aroma d'arancia, il sale e la vanillina. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Rimuovere la frolla dal boccale e formare un panetto. Dopo aver formato il panetto abbiamo preso 200 g di frolla che adesso metteremo all'interno del boccale. Aggiungere il cacao ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo insieme all'altra frolla per almeno 30 minuti. Nel frattempo preparare la farcia. Mettere nel boccale il mascarpone. E lo zucchero a velo. Ed azionare il bimby per un minuto. A velocità 3. Mettere da parte in una ciotola. Della frolla bianca ne abbiamo preso 600 g e utilizzeremo per fare il fondo e i bordi. Schiacciamo bene per uniformare la frolla. Il diametro dello stampo è di 26-28 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere sul fondo la crema di mascarpone. E livellare bene con la spatola. Mettere sopra il cioccolato a pezzetti e sbriciolare sopra un po' di frolla bianca e un po' di frolla nera alternandoli. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa.
La sbriciolata è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuoverla dallo stampo. Sbriciolata al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!